Una volta al volante della Citroën LNA, ci si accorge subito del salto di qualità rispetto alla versione precedente. Il nuovo due cilindri raffreddato ad aria di 652 centimetri cubi di cilindrata e con accensione elettronica integrale conferisce a questo complesso di 710 kg una brillantezza sorprendente. La Citroën LNA resta comunque la berlinetta dalla carrozzeria più piccola con il più piccolo motore. È un'automobile dalla versatilità eccezionale, in quanto ad un ingombro esterno dalle dimensioni estremamente contenute, e lunga appena 3 metri e 39 cm, corrisponde un abitacolo molto spazioso e confortevole, all'interno del quale trovano comoda sistemazione 4 persone. Nessun'altra modifica all'interno dell'abitacolo, dove la sobrietà dell'arredamento, del tessuto dei sedili, della linea della plancia, resta quella già conosciuta e apprezzata. I cavalli di potenza disponibili sono 36 a 5500 giri. La coppia 5,3 kg a 3500 giri e consentono una velocità massima di 126 km all'ora contro i precedenti 120. Buona anche l'accelerazione sui 1000 metri in 41 secondi e 1 e la ripresa da 0 a 100 km orari che avviene in 23 secondi e 8. I consumi naturalmente si mantengono piuttosto contenuti. A 90 km all'ora si consumano appena 5,2 litri di carburante ogni 100 km. Nel percorso urbano tale valore si stabilizza intorno ai 7 litri, sempre per 100 km. Per ottenere questo risultato, i tecnici francesi non hanno fatto altro che applicare alla LN il nuovo motore due cilindri raffreddato ad aria di 652 centimetri cubi di cilindrata, che equipaggia la versione Special e Club della Visa. Motore caratterizzato da diverse innovazioni, come i tre supporti che diminuiscono vibrazioni e rumori, come il rivestimento in nicasil dei cilindri, come il profilo speciale dell'albero a cam che permette di ottenere un'eccellente coppia ai bassi regimi, ma che ha nell'accensione elettronica integrale la sua sofisticazione più rivoluzionaria, specialmente in considerazione del fatto che si tratta di un motore di piccola cilindrata. Sono noti i vantaggi di questo sistema d'accensione, concepita dalla Thomson in stretta collaborazione con l'ufficio studi della Citroën, che si avvale di due captatori magnetici, una sonda di depressione, un calcolatore elettronico e una bobina. Non essendoci più spinterogeno e puntine platinate, un grosso vantaggio è dato dal fatto che non occorrono più regolazioni. Inoltre, soppressi tutti i contatti, non si ha usura, e l'anticipo si mantiene stabile nel tempo. Lo stesso grado di anticipo corrisponde esattamente ai bisogni del motore, quindi miglior rendimento, riduzione del consumo di carburante, miglioramento della coppia a basso regime, aumento delle prestazioni generali, minore inquinamento, infine migliori partenze a freddo anche con batteria semiscarica. Ciò grazie alla grande energia disponibile alle candele e aumento della durata media delle candele nel momento che sono poco sollecitate.
In definitiva, la Citroën LNA è in grado ora di riservare ulteriori piacevoli sorprese, soprattutto all'utenza giovane, che anche in automobile vuol continuare a sentirsi giovane.